Chissà cosa produrrebbe oggi Henry Ford. L'industria dell'automobile si trova a dover affrontare sfide epocali, cambiano le modalità di mobilità, cambiano i materiali, si migliora il design, ci si deve confrontare con i costi sempre crescenti e la disponibilità, che va invece diminuendo, del petrolio. Ibridi, auto elettriche, auto a gas, chissà come ci muoveremo nel futuro prossimo. So, in California where I live, I have solar panels on my roof. It produces about over 5 kilowatts per hour, and I have an electric vehicle as well. So every night when I come home, I'm able to plug in my car and it charges electrically based on the electricity that was generated on the solar panels that day. In California, the sun is shining quite a bit and it makes very good economic sense for us. And there's no reason why that technology can't be adopted universally where there's the weather to support it. But I think there's a lot of work going on today with electric vehicles. It's a different type of infrastructure that's required, and it also does alter driving habits of people when there's a limited range. So I think in a lot of specific types of environments and driving situations, electric vehicles make a lot of sense. Io non penso che ci sia un'unica auto del futuro. Se vediamo le ricerche fatte, se noi pensiamo che l'intero parco automobilistico di una città diventasse elettrico, nemmeno l'infrastruttura delle città riuscirebbe a ricaricarlo. Già abbiamo problemi d'estate con i condizionatori, dunque in realtà dipende molto dall'azienda con la quale si lavora. È vero che quando si fa una Maserati, una Ferrari, ci sono sempre più tentativi perché siano più sostenibili, perché usino meno carburante, però ci sono alcuni spazi dove l'auto elettrica ha difficoltà di trovare il suo posizionamento. Abbiamo già avuto opportunità di lavorare ad esempio con Toyota o con Tesla, che è qui presente alla mostra del Museo dell'Automobile, dove ad esempio la Toyota è l'azienda che è più avanti con la questione dell'ibrido, che ad oggi, da tutte le tecnologie che sembrano essere sul mercato, è quella che andrà a dare più risposta nei prossimi probabilmente 10 o 20 anni. Migliore uso dell'energia canonica appoggiandosi a altri tipi di energia che a volte sono motori che si ricaricano in un altro motore. Dall'altra parte la soluzione elettrica tenta moltissimo, cioè ci invita ad affrontarla, perché sia con schemi con motori nelle ruote o diminuzione del blocco del motore attuale permette di giocare molto diversamente con la struttura di una macchina, probabilmente migliorando in alcuni casi la sicurezza, in altri l'aerodinamica, in altri ancora l'abitabilità. E se si presume che le batterie saranno sempre più piccole, credo che l'auto elettrica dal punto di vista soltanto progettuale è molto 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 interessante. Io non credo che nei prossimi 15 anni ci sia un incremento superiore al 15-20% di auto elettriche nell'intero parco. Probabilmente le prime forme saranno tipo la Blue Car che sta portando avanti Bolloré, che è costruita alla Cecomp all'interno degli impianti Pininfarina, dove la stessa società che le prende è l'Autolib, che è come i veli Lib di Parigi. Dunque è un utilizzo friendly dell'auto cittadina che permette un comportamento sostenibile per l'intera città e anche come dimensione abbastanza pratico. So when you think about the process of designing and building a car, computer graphics touch every aspect, from early conceptual drawings to renderings to then the CAD modeling and engineering, virtual prototyping, being able to do virtual simulations for crashes or for wind tunnels, planning the production process, laying out the factory floors, programming robots. All of these things, from designing to building a car, rely on graphics processors or GPUs. So what we're seeing though over time is that these systems are getting more sophisticated, the processors are more powerful, and so more work can be done by the automotive makers in a shorter amount of time. So the process of building a car is getting shorter. We're also now seeing GPUs, so NVIDIA as a maker of GPUs is investing heavily into mobile devices and processors for mobile devices. And now we're able to leverage that technology and bring it into the vehicle itself. So not only are GPUs being used to help design and manufacture cars,
but the GPUs become a component inside the vehicle that's used to provide better driving experiences. Whether it's rear seat entertainment systems or infotainment or navigation systems, and moving forward, digital instrument clusters, and then advanced driver assistance systems.